La crisi economica da Covid-19, il ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati, necessità di misure di contenimento della crisi economica coordinate a livello europeo, ma anche la carenza e l'aumento dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale, alcuni farmaci essenziali, la necessità di un incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati. Il possibile contributo dell'antitrust nella tutela del diritto fondamentale alla salute e nel contrasto alle diseguaglianze esasperate dalla crisi in corso. Ne parliamo oggi con Gabriella Mazzei, professore associato di diritto privato comparato presso il nostro Ateneo. Buongiorno, professoressa. E Buongiorno, grazie. allora, abbiamo assistito in questi giorni alle difficoltà con cui i paesi dell'Unione Europea hanno tentato di raggiungere un accordo sulle misure da adottare a livello europeo per fronteggiare le devastanti conseguenze economiche di questa pandemia. È ancora corretto, secondo lei, pensare che l'unica risposta possibile alle crisi economiche è in una sempre più avanzata integrazione europea? Beh, la drammaticità degli eventi che in questi giorni il nostro paese, l'Europa e il resto del mondo stanno vivendo è del tutto evidente. E sul piano economico gli effetti della pandemia sono devastanti. La necessaria interruzione dell'attività produttiva in tutti i settori ha già prodotto enormi conseguenze in termini di perdita di reddito, di posti di lavoro, di mezzi di sostentamento e rendendo reale il rischio di una crisi dell'economia reale di dimensioni globali. Come tutte le crisi, come tutte le gravi crisi, anche questa cambierà e sta già cambiando il nostro modo di pensare, di vivere, di lavorare, di produrre. E come tutte le grandi crisi, anche questa può determinare importanti progressi a condizione che noi nell'affrontarla si faccia emergere il meglio di noi e si adottino le giuste soluzioni. Il ruolo dello Stato è importante. Gli Stati stanno intervenendo, adottando misure di contenimento, di sostegno alle aziende, all'occupazione, alla capacità produttiva per proteggere la base fiscale, non accantonando opportunamente in questa fase emergenziale il problema dell'incremento del debito pubblico. Ma per un'azione efficace e per evitare che la crisi economica si diffonda pandemicamente, data l'interconnessione tra i mercati, sono necessarie misure di contenimento su più vasta scala, coordinate a livello europeo. Gli stati possono far bene se l'Unione Europea fa bene. E questa attenzione vale per tutti gli stati membri, anche per quegli stati che possono vantare una più solida situazione economica e finanziaria. Ora, si sta assistendo in questo periodo in Europa, stiamo vivendo giorni in cui respiriamo un clima di, come dire, diffuso malcontento, di divisioni politiche, di contrasti politici, come quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni sull'opportunità di emettere Eurobond, cioè titoli di debito garantiti congiuntamente da tutti i paesi dell'Eurozona come meccanismo solidale di distribuzione del debito pubblico a livello europeo. E questi, come già in passato, anche oggi, questo meccanismo è sgradito a quei paesi cosiddetti rigoristi e virtuosi del Nord che temono ne temono le conseguenze in termini di politiche poco responsabili da parte dei paesi del Sud che stentano a risanare la propria situazione economica e finanziaria. Bene, sicuramente, ecco, nonostante questi contrasti politici, si sta costruendo una risposta comune dell'Unione Europea alla crisi economica in corso. E di poche ore fa la conclusione del difficile, lungo negoziato nell'ambito dell'Eurogruppo che riunisce 27 ministri delle finanze dell'Eurozona e si è raggiunto un difficile, faticoso, accordo su un insieme di misure di sostegno, di contenimento della crisi, fondata su tre, strumenti fondamentalmente, sull'impegno a continuare a lavorare per attivarne e per aggiungerne un quarto. C'è il programma SURE, da State Supported Short Time Work, che è uno strumento di sostegno all'occupazione, il sostegno alle piccole e medie imprese da parte della Banca Europea degli Investimenti e il Meccanismo Europeo di Stabilità.
con l'attivazione di una nuova linea di credito senza alcuna condizionalità per gli stati che vorranno avvalersene e per sostenere quelle spese nazionali, sanitarie, dirette e indirette. Si è assunto l'impegno a lavorare per l'istituzione di un fondo per la ripresa economica. Ora la decisione spetta al Consiglio europeo, però è senz'altro confortante l'esito dei lavori dell'Eurogruppo a cui poi si aggiunge anche il nuovo programma straordinario di acquisto titoli lanciato e deciso dalla BCE. Per rispondere alla sua domanda, è sempre utile pensare all'esperienza già vissuta, in particolare l'esperienza è vissuta con la crisi economica finanziaria del 2008, quella crisi che è innescatasi, come del resto la crisi degli anni 30 del secolo scorso, innescatasi negli Stati Uniti, si è diffusa scuotendo le economie di tutti i paesi d'area occidentale. Ebbene, anche allora enormi difficoltà e ostacoli in Europa sono state, l'Europa si è trovata di fronte a enormi difficoltà e ostacoli dovute alle differenze economiche tra gli stati membri, cioè e alle divisioni politiche, cioè alla presenza di una crescita dell'economia reale non omogenea nei vari stati membri dell'Unione Europea e con l'aggiunta in alcuni stati come l'Italia di un forte indebitamento del debito pubblico e la mancanza di una sufficiente coesione economica tra i paesi virtuosi e i paesi del sud, come dicevamo, che stentano a risollevarsi dal punto di vista della situazione economica e finanziaria. Ebbene, anche allora, pur con le dovute differenze e nell'ambito di diverse misure adottate, constatata la inadeguatezza di un sistema di vigilanza finanziario costruito su base nazionale, si è giunti a un sistema di vigilanza finanziaria europeo pienamente integrato, con l'istituzione dell'Unione Bancaria Europea. Quindi si è fatta la scelta si è deciso di rafforzare la scelta federalista, si è scelto di andare oltre l'obiettivo di un mercato unico per volgere al più ambizioso obiettivo di una effettiva e piena integrazione europea. Quindi senz'altro sì, l'unica risposta possibile alle crisi economiche come quella in corso è una sempre più avanzata integrazione europea. Ciò sarà possibile sicuramente adempiendo responsabilmente i reciproci impegni assunti, ma anche rispettando effettivamente gli obiettivi e principi di coesione economica e sociale e di solidarietà, europeizzando il metodo, elevandoci al di sopra delle specificità nazionali, economiche, politiche o giuridiche che siano. Ecco, professoressa, le strutture sanitarie invece hanno raggiunto il collasso operando in situazioni di carenza di dispositivi di protezione individuale, come sappiamo, mascherine, guanti, camici, di tamponi, di alcuni farmaci essenziali nelle terapie dei pazienti ricoverati a causa dell'epidemia. I prezzi di questi dispositivi e di questi farmaci stanno rapidamente aumentando con intollerabili fenomeni di speculazione, no? Cosa potrebbero fare su questo piano i poteri pubblici? Allora, la pandemia ha colto impreparati tutti i paesi, non solo quelli europei, e le difficoltà che hanno incontrato, che tutti i paesi hanno incontrato nel fronteggiare l'emergenza sanitaria che lei ha ben descritto, sono una preziosa occasione per riconsiderare il ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati e per riconsiderare gli obiettivi da perseguire su questo piano a lungo termine. I poteri pubblici non dovrebbero limitarsi a correggere i fallimenti del mercato una volta emersi, una volta accertati, dichiarati, ma dovrebbero attivarsi maggiormente per orientare i mercati, la produzione e l'innovazione anche verso obiettivi e interessi di rilevanza pubblica come quelli relativi alla tutela del diritto alla salute. E, a partire dagli anni 90 del secolo scorso e sotto la spinta delle politiche comunitarie,
Gli Stati dell'Unione Europea hanno conosciuto un importante, imponente processo di liberalizzazione e privatizzazione di tutti, interi settori dell'attività economica, e, con un notevole restringimento della sfera d'azione dei poteri pubblici e un importante ampliamento dell'ambito dell'applicazione delle regole di mercato. Questo fenomeno ha riguardato anche il settore dell'attività di ricerca e sviluppo per la, innovazione, per la produzione di farmaci essenziali innovativi. Un settore che ha conosciuto anche l'istituzione di molti partenariati pubblico-privato con l'utilizzo di importanti fondi pubblici. Ebbene, i risultati sono stati estremamente positivi, sia chiaro, in termini di innovazione, ma ecco, senz'altro i poteri pubblici potrebbero e dovrebbero attivarsi maggiormente per far sì che queste attività, soprattutto quando utilizzano fondi cospicui, fondi pubblici, siano orientate un po' meno al profitto delle imprese coinvolte e un po' più invece a tutelare quegli interessi di rilevanza pubblica relativi al diritto, come quelli relativi al diritto alla salute, che è un diritto, come noi sappiamo, fondamentale, costituzionalmente garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Ecco, però l'effettivo esercizio di diritti fondamentali come il diritto alla salute dipende dalla disponibilità e dall'accessibilità dei prezzi di prodotti sanitari e farmaci essenziali. Disponibilità e accessibilità dei prezzi che sono inevitabilmente condizionate da scelte di carattere commerciale, economico-commerciale. Come acutamente osservato da una stimata studiosa statunitense di antitrust, Eleanor Fox, la democrazia ha bisogno dei mercati, dipende anche dai mercati, perché non solo per i diritti economici, quali la libertà di impresa, ma anche per tutti i diritti fondamentali, il cui effettivo esercizio passa attraverso i mercati, attraverso cioè il soddisfacimento dei bisogni di beni e servizi mediante scambi di mercato. E un'ultima domanda, infine, professoressa. Il diritto e la politica della concorrenza potrebbero contribuire a garantire la disponibilità e l'accessibilità di beni essenziali all'esercizio di diritti fondamentali, quale il diritto alla salute, appunto, e a contrastare le diseguaglianze? Senz'altro sì, il diritto e la politica della concorrenza sono un potente strumento su questo piano, perché possono svolgere un ruolo molto importante per garantire la disponibilità e l'accessibilità di beni essenziali all'esercizio di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute. La concorrenza, intesa come processo dinamico, virtuoso, che produce efficienza economica e innovazione, è tutelata in quasi tutti i paesi economicamente sviluppati, oggi anche in alcuni paesi in via di sviluppo. La tutela della concorrenza è un principio giuridico generale del diritto comunitario vincolante per gli ordinamenti nazionali. Ma la concorrenza è tutelata dal diritto comunitario non come valore in sé, ma come valore strumentale, cioè in vista della realizzazione di finalità superiori, ulteriori e superiori. Questa collocazione sistematica della concorrenza, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, pur tutelata dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si desume, oltre che dall'articolo 41 della nostra Costituzione, dal Trattato di Lisbona, che ha delineato un modello di sistema economico ispirato al principio dello sviluppo sostenibile e al principio dell'economia sociale di mercato altamente competitiva, di cui l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. Il principio dello sviluppo sostenibile vuol dire che, sinteticamente, che la produzione e l'innovazione non devono compromettere la possibilità per le generazioni future di godere dello stesso benessere delle generazioni presenti, e ciò soprattutto sul piano della tutela delle risorse naturali,
dell'ambiente, della biodiversità. Il principio dell'economia sociale di mercato, del tutto coerente alla matrice ideologica ordoliberale del diritto comunitario della concorrenza, significa che l'economia di mercato va tutelata perché fonte di benessere collettivo, ma anche che l'economia di mercato non è sufficiente al benessere collettivo perché non basta a garantire adeguatamente e in maniera equa ed adeguata tutti i beni di cui le persone hanno bisogno. Ne deriva la necessità e la doverosità di interventi del potere pubblico per garantire la disponibilità di alcuni beni e per orientare, correggere, ove necessario, il funzionamento spontaneo dei mercati concorrenziali. Ne deriva la disciplina dei beni e servizi pubblici, cioè di quei beni che sono talmente così essenziali per le condizioni di vita dei cittadini che sono garantiti a tutti, senza corrispettivo, si pensa ad esempio alla sicurezza pubblica, o con corrispettivo equo, ecco, non discriminatorio, socialmente accettabile, come oggi avviene per l'acqua, per l'energia elettrica, per l'accesso a internet. Ebbene, e si afferma l'idea e si rafforza, prende quota l'idea che anche i farmaci essenziali debbano essere considerati alla stessa stregua di beni pubblici. Per quanto riguarda il profilo del contrasto delle disuguaglianze, c'è da dire che il diritto alla politica della concorrenza in Unione Europea, come nel resto degli Stati Uniti, persegue l'obiettivo della tutela del benessere del consumatore, inteso in senso economico. Cioè, riferito ai bisogni che possono essere soddisfatti mediante scambi in mercato, facendo sì che il consumatore possa trovare nei mercati la maggiore quantità, varietà e qualità possibile di beni e servizi al minore prezzo possibile, tra cui scegliere consapevolmente e liberamente. Finora la politica, il diritto della concorrenza non si sono occupati, non hanno prestato attenzione alle questioni distributive relative al contrasto delle disuguaglianze. È recente, invece, solo di recente, che gli esperti del settore prestano attenzione a quelle che sono le potenzialità e le responsabilità del diritto antitrust nel contrasto delle disuguaglianze. Ed è un'attenzione sollecitata da un certo scetticismo sulle virtù del mercato, diffusosi soprattutto in seguito alla crisi economica e finanziaria del 2008, e conseguente anche a una nuova centralità che le questioni relative alle questioni redistributive stanno assumendo nell'ambito del dibattito economico. Ebbene, c'è chi sostiene quindi che l'antitrust dovrebbe perseguire anche obiettivi di carattere etico e sociale. E ancora oggi prevale tuttavia l'orientamento che ritiene che l'approccio meramente economico all'antitrust sia corretto e sia da confermare ancora. E questo orientamento si basa soprattutto sulla considerazione che solo il legislatore nell'esercizio del potere discrezionale potrebbe posporre la tutela della concorrenza alla tutela di altri valori di carattere etico sociale considerati di rango costituzionalmente superiore. È che riconoscere all'autorità antitrust il potere di valutare discrezionalmente, bilanciare il valore della concorrenza con altri valori di carattere etico-sociale significherebbe attribuire all'antitrust un potere di governo generale dell'economia che altererebbe gli equilibri di potere costituzionalmente definiti. Tuttavia, l'antitrust già oggi, pur rimanendo nel solco dei suoi obiettivi tradizionali di tutela del benessere del consumatore, può fare molto sul piano del contrasto delle disuguaglianze. Basterebbe che le autorità antitrust incentrassero maggiormente i loro interventi su quei settori, quale quello relativo ai prodotti farmaceutici, ma anche per quanto ugual discorso si potrebbe fare per i prodotti alimentari o per il trasporto locale, cioè per quei settori che incidono in maniera più significativa sulle condizioni di vita dei consumatori e sul potere di acquisto delle fasce sociali più deboli, a reddito più basso.
Ecco, sicuramente occorrerebbe anche che gli interventi antitrust si muovessero all'interno di una cornice normativa più adeguata. Ci sono, ecco, alcune questioni importanti che dovrebbero essere risolte a livello normativo. Ecco, per esempio la questione sull'opportunità o meno di continuare a incentivare e remunerare gli investimenti in innovazione attraverso l'esclusiva brevettuale, quindi attraverso il sistema dei diritti di proprietà industriale. Oppure la questione relativa all'opportunità di stabilire dei tetti massimi, dei limiti dei prezzi dei farmaci essenziali. E quindi un margine, anche alla, diciamo, un limite anche alla, ai margini di guadagno da parte delle industrie farmaceutiche operanti, no? Nel settore. Sicuramente questioni che dovrebbero essere definite a livello internazionale per poi essere declinate a livello europeo e nazionale, ciò per evitare scelte, diciamo, opportunistiche da parte delle imprese e degli stessi ordinamenti giuridici. In conclusione, opportuni e interventi antitrust e possibilmente rafforzati da interventi volti a rimuovere alcuni ostacoli normativi possono già oggi rappresentare una valida risposta all'esigenza di una maggiore tutela dei diritti fondamentali quali il diritto alla salute e all'esigenza di un più efficace contrasto di quelle disuguaglianze che in crisi come quella in corso appaiono ancora, vengono esasperate e appaiono ancora più odiose e inaccettabili, oltre che pericolose sul piano della pace sociale. E allora, crisi economica da Covid-19, necessità di misure coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati. Grazie a Gabriella Mazzei, professore associato di diritto privato comparato. Grazie professoressa. Grazie, buonasera a tutti, grazie a lei.